Ciao a tutti da Ivan di AllStar.it. Oggi sono qui per presentarvi questo che un po' l'aspetto diciamo inganna, ma è un lettore CD. È il primo lettore CD professionale, è di casa Technics, è un SLP 1200 ASC. Questo è un lettore del 1986, una produzione giapponese di alto livello e che era destinata comunque al settore professionale. Di SLP 1200 ne sono nati parecchi. Bene, c'era il 1200P, il 1200B, poi il 1200X, avevano tutti differenze diverse che, se andate sull'inserzione proposta sul mio sito www.oldstore.it, e ne trovate un po' l'excursus. Questo ASC veniva prodotto per ambienti broadcasting, quindi radio e studi televisivi, e veniva utilizzato più che altro dalla BBC in Gran Bretagna, e differisce da il 1200 classico normale perché è dotato diciamo di uscite bilanciate e la possibilità di utilizzarlo sia in mono che in stereo, e la presenza di un connettore posteriore che serve per l'introduzione della funzione fader, quindi con il collegamento di un fader esterno che non è fornito, ma che comunque era una funzione più che altro dedicata appunto agli studi. Per il resto è la stessa macchina, diciamo, il laser è lo stesso a scorrimento magnetico, il motore brushless, il laser è il classico Soalp 1200, lo stadio di conversione sempre con il doppio bar brown PCM 54HP in versione M, e filtro digitale in uscita, eccetera eccetera. È un lettore CD che pesa quasi 15 kg, quindi è un lettore CD importante, con il vassoio di caricamento dall'alto, come vedete, il laser a scorrimento magnetico. Andiamo ora a vedere come funziona. Chiudendo il cassetto automaticamente parte la lettura. Da notare che il cassetto ha un blocco automatico di apertura. Se il lettore è in riproduzione, come andiamo a lanciarlo ora, adesso la funzione di auto cue blocca l'inizio del brano, quindi andiamo a toglierla. Dicevo, il cassetto viene bloccato automaticamente. Adesso premendo non è possibile aprire, in quanto appunto c'è un magnete che inibisce la funzione di apertura del cassetto. È un lettore CD appunto importante, con molte funzionalità. Dotato in questa versione del sensore di telecomando, quindi del telecomando esterno, è possibile regolare il volume, che in realtà non è un volume, ma come su tutti i lettori CD Technics è un adattamento più che altro di uscita, del livello di uscita all'amplificatore, e alla selezione diretta dei brani, eccetera eccetera. Altre funzioni, le classiche avanzamenti, avanzamento di brano in brano, selezione diretta, pausa, lo stop ovviamente, l'index che non è utilizzato, la programmazione, la ripetizione e l'autospace per introdurre uno spazio tra un brano e l'altro, e come si diceva l'auto cue che consente al salto di brano di introdurre direttamente la pausa per permettere di una reazione diciamo al cambio di brano. Abbiamo
un comodo dial shuttle per la ricerca si abilita con questo tasto e questo tasto invece permette una ricerca lenta oppure una ricerca veloce, in avanti o indietro. La ricerca lenta invece consente una più precisa, diciamo, un più preciso posizionamento all'interno del brano. Abbiamo anche il pitch control che può essere selezionato tramite questo tasto. Quindi andiamo a regolare di meno 8 o più 8 la velocità di riproduzione. Inoltre è dotato di uscita cuffia frontale con regolazione del volume. Diamo un'occhiata un po' più da vicino a questa macchina. Adesso spostiamoci sul posteriore per vedere com'è organizzato il pannello di uscita. Ecco, come vedete dal pannello posteriore è una macchina abbastanza complessa. È semplice da usare se si vuole utilizzare in ambito domestico, in quanto abbiamo comunque i connettori RCA dorati in uscita e quindi il collegamento è abbastanza semplice, ma offre quelle funzionalità in più di una macchina professionale. Innanzitutto, la differenza che si nota subito rispetto al 1200 normale, oltre alla presenza di tutti quei connettori che poi andremo a vedere, è l'utilizzo di questa comoda vaschetta IEC per poter collegare un cavo di alimentazione, magari di qualità. Il tasto di accensione è posizionato sul retro, subito sopra la vaschetta. E abbiamo un selettore di tensione che consente l'utilizzo di questa macchina sia in mercato europeo, per dire, che in mercato americano. Bene, vediamo, l'uscita è sia sbilanciata su connettore RCA che bilanciata su connettori Canon XLR. Inoltre abbiamo un tastino, un selettore, che ci consente di utilizzarla come uscita stereo oppure come uscita mono, con i due anche livelli di uscita regolabili. Questo è il connettore per l'introduzione del fader, che comunque, ripeto, era una funzione più che altro dedicata alle radio, che avevano bisogno di un fader di introduzione, diciamo, di innalzamento del volume all'inizio del brano. Questo è la possibilità di collegare un filo comando, quindi un comando remoto non più da infrarosso, diciamo, ma col filo. E questo è il classico connettore subcode output che si trovava su tanti lettori Technics, soprattutto di quell'epoca, prima dell'avvento dell'uscita digitale SPDIF come la conosciamo oggi. Se questo lettore ti è piaciuto, schiaccia un mi piace qua sotto e iscriviti al canale, così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi. E che dire, un ringraziamento intanto a tutti quelli che già si sono iscritti e che seguono il mio canale e che lasciano dei commenti, i tanti mi piace che ho ricevuto. Vi ringrazio di cuore e grazie, al prossimo video. Buona musica!